Bentrovati a tutti i web spettatori di TV Radicale, questa è la puntata di Volta Araba e dintorni che è con Dimitri Buffa, a cura di Dimitri Buffa, che stiamo registrando e che poi state vedendo in questo momento in differita su TV Radicale. Ma introduciamo subito Dimitri, che eccolo qui Dimitri, che è collegato con noi. Ciao Dimitri, come stai? Bene, mi dispiace di non poter essere in diretta oggi, ma spero che i web spettatori se ne faranno una ragione comunque. Assolutamente, anche perché insomma gli imprevisti possono sempre capitare. Cosa ci racconti, Dimitri? Diciamo che sono tantissime le notizie rispetto all'ultima puntata che abbiamo fatto di Rivolte Arabe e dintorni, perché nel frattempo c'è stato il congresso dell'Associazione Telematica e TV Radicale, quindi sono veramente tante le cose da dire. Io credo che probabilmente potremmo partire dalla visita del primo ministro inglese e del primo ministro francese in Libia. Cosa ne dici? È probabilmente una delle notizie più importanti. Dov'è l'Italia in tutto ciò? Dunque, vabbè, l'Italia sta nelle retrovie con l'ENI, tanto l'Italia in quel paese è sempre stato l'ENI, la politica estera italiana è in mano a una persona che non ci capisce moltissimo, il governo sta in mano a qualcuno che se ne occupa part-time, quindi diciamo che l'importante è che ci siano degli ottimi dirigenti ENI, io personalmente ne conosco più di uno, siamo in buone mani, forse potrebbe essere una metafora di tutta diciamo l'organizzazione statale italiana, è inutile delegarla a dei politici che sono quello che sono. Per fortuna abbiamo degli ottimi industriali pubblici e privati che possono governarci loro. Cameron e Ciò Sarkozy se la ridono, secondo te, di sì, Berlusconi? però c'è poco da ridere perché vabbè, ognuno ha le sue disgrazie, noi abbiamo questa, ma loro sono andati lì a fare una passerella in mezzo alle macerie, in mezzo agli estremisti e ai terroristi islamici con i quali dovranno poi relazionarsi da ora in poi. E non sarà molto facile. La notizia di oggi è che l'Iran ha cominciato a mettere le mani avanti proprio su questa situazione, che giustamente scrive oggi Carlo Panella sul libro. Noi abbiamo fatto un grande favore all'Iran, e forse c'è il dubbio che glielo ho fatto un po' anche in altri paesi protagonisti delle primavere arabe. Basta vedere quello che sta succedendo adesso in Egitto e anche quello che sta succedendo purtroppo in Tunisia, dove praticamente come comitato di accoglienza per Erdogan agli inizi di questa settimana ha trovato delle folle opportunamente instradate con bandiere di Israele bruciate o che le bruciavano mentre accoglievano Erdogan, e questa è la situazione che si è creata. Cioè, noi abbiamo praticamente eliminato in qualche maniera il cuscinetto arabo, che poi era lo stesso che c'era pure all'epoca dell'Impero Ottomano, e adesso sta tutto in mano a Erdogan da una parte, all'Iran da un'altra, e nello stesso momento si tiene in questa maniera sotto pressione lo Stato di Israele con questo riconoscimento virtuale dello Stato palestinese all'ONU, che il 22 settembre avrà un punto di svolta, anche se sembra probabile la posizione del veto da parte degli americani. E purtroppo devo dire che tutte le primavere arabe sono finite un po' in vacca, tanto per dirla Tu in sei maniera. sicuro che siano così, diciamo, la visita di Erdogan, no, nei paesi delle rivolte arabe, tu sia sicuro che sia così definitiva la china presa, diciamo, dalle rivolte arabe? Guarda, come al solito sono sicuro solamente della mia vita e della mia futura morte. Però in questo momento la china che è stata presa è pessima. Per esempio, c'è una notizia che ho stampato pochi minuti fa mentre preparavo la differita, e riguarda sempre la Tunisia. La Tunisia, tanto siccome non hanno niente da fare, anche loro nei ritagli di tempo, ingannando il tempo part-time, come il nostro premier, che cosa hanno pensato di fare? Un bel comitato di epurazione ai giornalisti collusi con l'ex regime di Ben Ali. L'agenzia ANSA dice esattamente caccia, addirittura caccia, si usa come si può dire, questi termini pessimi, no? Che mutuati un po' anche dai pessimi telegiornali italiani, caccia i giornalisti collusi con il regime di Ben Ali. Niente meno, metteranno su una commissione a cura del sindacato che dovrà redigere una vera e propria lista nera di quei loro colleghi che erano foraggiati dal regime. Una lista di Ora, proscrizione.
Sì, io non dico che questa gente non vada in qualche maniera stigmatizzata e persino punita. Quello che mi sembra assurdo, tutto sommato assurdo, è che questa cosa qui diventi poi il simbolo del nuovo che avanza, insomma, per usare. Cioè, allora sarebbe come se cadendo poi il regime di Berlusconi si decidesse di fare una lista di proscrizione di tutti quegli idioti che dentro al TG1 si sono prestati a fare da scendiletto. Loro risponderanno più che altro alla loro coscienza, tutto sommato anche alla loro audience e ai telespettatori che ormai il TG1 lo guardano solo per sbaglio, nel senso che quando a volte accendi la televisione, il telecomando te l'hai dimenticato sull'uno. Io, non so, l'altra sera mi è capitato esattamente questo e dopo nemmeno 5 minuti, al quarto servizio di società e costume, oltretutto quasi tutti copiati da internet e cose, ho detto, vabbè, per fortuna che c'è sta Milan-Barcellona. Quindi, tutto sommato, non c'è bisogno di queste severe reprimende, di queste liste di proscrizioni, anzi, questo mette tutto sommato sullo stesso piano di quelli che si vorrebbe, un po' come questa storia grottesca dei magistrati che hanno ordinato il ritiro del libro contro le coppe di quello lì della S. Lunga, di quel Caprotti. Questi sono provvedimenti che stanno borderline con i roghi dei libri che facevano i nazisti o i cattolici in un certo periodo della loro storia. Certo. Io sono molto contrario a queste cose qui. E niente, ho invece un'altra notizia che ho stampato poco prima di andare in onda in differita, è questa che un giornale egiziano sostiene che delle teppaglie egiziane sarebbe stata pagata per assaltare l'ambasciata di Israele al Cairo con cifre anche abbastanza alte, dalle 5 alle 11.000 sterline egiziane, che credo che siano pari a 500 o 600 euro. E quindi questo pure fa pensare che lì dentro alla gestione di questa primavera araba, sezione egiziana, ci sia una grande lotta di potere che non coinvolge poi il solito cliché dei fratelli musulmani da una parte, il regime militare e l'esercito dall'altra, ma tutta una serie di altri soggetti, però tutti sopra la testa dei rivoltosi di Piazza Tahrir. E oggi leggevo un interessante articolo dell'Economist, comodamente riportato e tradotto da Internazionale, a proposito della base della piramide, e che diceva che era interessante il fatto che uno dei rivoluzionari della prima ora fosse stato un dirigente di Google, che era uno dei pochi giovani che faceva un mestiere invidiabile e ben pagato in Egitto, che l'Egitto si è trovato travolto da questa proliferazione giovanile a cui non si è potuto dare nessuno sbocco né occupazionale né intellettuale e che si sono riversati in piazza. Diciamo che nel Mediterraneo o ci sono problemi di sovrappopolazione giovanile o, come nel caso un po' italiano e di altri paesi dell'Europa, ci sta invece un caso di paesi dove ci sono troppi vecchi e troppo pochi giovani, ma poi alla fine il prodotto non cambia in qualche Ecco maniera. Dimitri, per tornare ad Erdogan, no? Le condizioni che Erdogan ha posto a Israele per la ripresa delle relazioni diplomatiche, cioè la richiesta delle scuse ufficiali ed inoltre il riconoscimento della responsabilità di Israele nell'attacco in cui sono morte, ricordiamo, non ricordo quante, 8 persone se non sbaglio, ricordo bene Dimitri? No, mi sembra che erano 9, 9. 5 o 6 dei quali avevano lasciato un testamento da kamikaze a casa loro, come se andassero in qualche maniera non solo a sfidare Israele, ma anche a cercare la bella morte, se non il martirio. Però, ciò detto, le E condizioni di Erdogan. soprattutto anche, ecco, tu lo dicevi prima, questo semiasse quasi che si sta creando tra Iran, tra Ankara e Teheran, no? L'affermazione anche di Erdogan per cui saranno spiegate le navi turche nel Mediterraneo, eccetera. Quali pensi che possano essere i pericoli per Israele e per la possibilità di una democrazia nei paesi delle rivolte arabe? Prego. Io vedo molti pericoli anche per la Turchia. Francamente, non credo, non so, usque tandem a
abutere patientiam nostram Catilinam, se invece di Catilinam mettiamo Erdogan, o come qualcuno ha cominciato nei forum a chiamarlo Merdogan, mi sembra che sia abbastanza possibile che lui, non ce lo vedo in questa nuova veste di Nasser, oltretutto turco, che vuole aggregare gli arabi. Gli arabi non possono amare molto i turchi e ancora di meno gli iraniani, non solo perché ci sono tante cose storiche che li dividono, una per tutte che i turchi sono stati quelli che hanno distrutto il califfato islamico uccidendo tutti gli eredi di Maometto nel 1258 d.C. Questa non è una cosa che si dimentica tanto facilmente, un po' come noi romani non è che possiamo dimenticare chi ha messo a sacco Roma dopo la caduta dell'impero romano d'Occidente, ma non per questo abbiamo rapporti ostili con i paesi transalpini o teutonici. Tuttavia sono cose che rimangono nella storia di un popolo, e oltretutto il popolo arabo non si è mai più ripreso. Praticamente l'inizio del colonialismo nei paesi arabi inizia proprio lì. Prima un colonialismo di tipo turco, perché i mongoli, poi alla fine sempre turchi sono, mongoli o tartari o come li vogliamo chiamare. Poi, perché non è assolutamente molto in buona fede questa cosa, perché in realtà Erdogan sta cercando di diventare, già c'è riuscito, una potente e influente potenza regionale. E si rivolge contro Israele perché è un suo concorrente, esattamente come ha fatto l'Iran fino adesso, perché al di là degli accenti antisemiti, al di là di quello che è il regime comeinista, che oggi abbiamo visto questa sparata di Khamenei, le nuove maledizioni contro tutto l'Occidente e tutte queste cose qua, così come vediamo che la Libia sogna il velo integrale e la Sharia. Però in realtà questi sono degli strumenti geopolitici per tenere ancora una volta da una parte le popolazioni sotto il giogo di nuovi tiranni che verranno presto e che presto paleseranno le proprie intenzioni, e dall'altra per trattare con un Occidente che in questo momento è sempre un po' più impoverito, sempre più abbandonato dall'America, in cui Israele rimane per loro la spina nel fianco. Ora, che lui possa volere le scuse per l'incidente della nave Marmara sta nelle cose, però le scuse, soprattutto quando gli incidenti sono stati così controversi, e di fronte a un nuovo rapporto ONU che dice che tutto sommato Israele aveva il diritto di fare quello che ha fatto, non possono essere pretese, ma possono essere negoziate. Certo, parliamoci chiaro, non è che il governo di Benjamin Netanyahu sia, almeno questo governo di questo Benjamin Netanyahu, sia dei migliori possibili in Israele. Però nemmeno si può pretendere che Israele risponda con la autoflagellazione a questo stato di cose. La prima era araba non è nata a causa di Israele e per tutto il primo periodo non ha innalzato la bandiera né dell'antisemitismo né dell'antisionismo. Adesso ci sta una spinta forte dal vertice perché proprio verso di là si indirizzi la cosa. Anche perché tutto sommato così non si deve fare i conti con la democrazia interna a questi paesi che è tuttora prossima allo zero. Si potranno così consumare le vendette personali che specie in Libia tutti sognano di poter fare. Dall'altra noi vediamo questi leader mezze cartucce come Sarkozy e Cameron, devo dire veramente in Europa, in questo momento, i governi di centrodestra si sono presi la grande responsabilità di sfasciare tutto, sfasciare l'Europa, sfasciare la speranza, sfasciare le speranze degli altri paesi del Mediterraneo che hanno relazioni con loro, e tutto questo per dei miseri motivi elettorali che quasi rivalutano la demagogia razzista dei leghisti, perché in questo momento Cameron, la Merkel e Sarkozy non si sono mossi in maniera più intelligente di quanto non si muova Umberto Bossi, e presto dovranno pure renderne conto agli elettori, perché io ritengo che né Sarkozy né la Merkel andranno incontro a una facile rielezione, anche perché vi sono tutte le variabili che riguardano la crisi finanziaria internazionale, che evidentemente
i governi. È stata gestita malissimo. Oggi ci sta un'illuminante intervista, non mi ricordo in quale giornale, di Emma Bonino, che dice che tutto sommato basterebbe devolvere il 10% del bilancio di tutti i paesi dell'Unione Europea a un governo sovranazionale europeo, che però non deve essere una dittatura europeista come viene prefigurata, ma semplicemente quello che fanno gli Stati Uniti d'America, cioè Stati Uniti d'Europa come Stati Uniti d'America. In America sappiamo che le nazioni, cioè gli stati dentro all'Unione Americana, dentro agli Stati Uniti d'America, hanno la più possibile libertà di legislazione su il 90% o il 95% delle loro cose, no? Certo. Per cui tu vedi che in uno stato c'è la marijuana legale, in un altro la marijuana terapeutica legale, in un altro c'è la pena di morte, in un altro non c'è la pena di morte, in un altro c'è la possibilità di punire l'aborto, in un altro no, quindi ognuno si regola come gli pare, però nella politica estera e nella politica di bilancio e nella politica della difesa, che sono poi le tre cose che vanno coordinate anche per evitare le spese pazzesche. Noi abbiamo un esercito europeo in questo momento fatto da 27 eserciti che credo che impieghino il 20 o il 30% della spesa pubblica di tutti i paesi messi insieme e che non sono in grado di fornire una risposta della difesa europea in nessuna situazione. Infatti un esercito europeo non esiste, esiste la NATO, che è comunque referente agli Stati Uniti d'America, e vediamo che esistono queste fughe in avanti di questi paesi come la Francia e l'Inghilterra, che hanno un'ottica ancora un po' neocolonialista, ed ecco il risultato. Certo. Quindi, ecco Dimitri, uno dei il progetto, diciamo, che sempre le Michele hanno portato avanti è stato quello proprio, come ricordo te, degli Stati Uniti d'Europa e del Mediterraneo. Per tornare, sì, appunto alle rivolte arabe e oltre al fatto della Turchia e di Israele nell'Unione Europea, quindi ecco come si configuravano gli Stati Uniti d'Europa del Mediterraneo, le rivolte arabe hanno fatto sperare che questo progetto non fosse poi così considerabile una chimera. Tu pensi che ancora vi siano delle speranze, perché questi paesi, penso al Marocco, alla Tunisia, all'Egitto, la stessa Libia, possano un giorno rientrare sotto la legislazione dell'Unione Europea a far parte di un grande degli Stati Uniti d'Europa, sostanzialmente? Beh, in questo caso non è tanto un problema di questi paesi che hanno i loro problemi, ma è un problema di noi. Cioè, potrebbe bastare, appunto, come dici te, una politica internazionale dell'Occidente rivolta appunto a questi paesi per dare loro una prospettiva di uscita democratica dalle loro rivolte, appunto. Proponendo. Dobbiamo cominciare noi, citando Pannella, a trasformare le tante democrazie reali dell'Europa in democrazie vere e proprie. Certo. Il problema adesso è proprio europeo. Non è possibile che ci si combatta a slogan, quello dice Eurobond, quello dice pagati i debiti, quello chiede il Partenone in impegno, quell'altro vuole vendere il Colosseo, perché stiamo a questo livello qui. Questi cialtroni, questi piccoli buffoni strapagati, se non hanno altre idee, se hanno fatto il loro tempo ancora prima che sia cominciato, cedano il passo a tantissime persone serie nella classe politica di centrosinistra come di centrodestra, in Italia come nel resto dei paesi d'Europa, che si vuole confrontare finalmente con il pragmatismo. La politica, se non insegna il pragmatismo, ma che cosa ci sta a fare? Allora diventa un sobillare i peggiori istinti della gente, le cose identitarie, l'estremismo religioso. Le etnocrazie, come a me piace. Esatto, le etnocrazie. Ognuno cerca di mettere sul piatto la sua porzione di ricatto economico ed esistenziale. Si vive come nell'Italia di Dante, praticamente, no? Le mille fazioni anche interne ai Guelfi e ai Ghibellini, solo che adesso non ci sta più un genio che può in una commedia con sfondo sarcastico frustare tutte queste individualità criminali, tutto sommato, e scorrette delle persone, dei politicanti che ci sono. Adesso queste cose al massimo possono venire raccontate nei film di Vanzina, tutto sommato. Noi vediamo che assurgono a caricature tutti,
è un po' come Tête de Bois, no? Oppure come gli sgommati, sono tutti così, vanno bene tutti per una caricatura, solo che non ci sta più nulla da ridere, non c'è più nulla da ridere. E noi adesso siamo tutti puntati sulle escort di questa specie di Alvaro Vitali che ci ritroviamo al governo, che non so poi se è un'erotomania vera o è solo questa voglia di sentirsi giovane quando si sente che tutto il tuo corpo comincia a decadere, quindi succhiando il sangue delle giovani ninfe che a loro volta succhiano qualche cosa a te, tu come un vampiro ti senti di nuovo che rinasci a vita, purché poi di notte stai custodito dentro la tua cripta, perché poi la luce del sole ti può in qualche maniera già sciogliere, no? Però questo Berlusconi Nosferatu non me l'ero mai immaginato, comunque. Sì, sì, Nosferatu il vampirla, però. Però noi non abbiamo veramente solo questo problema, perché io tremo il giorno... Anzi, serve a distrarre dai problemi seri del paese. E io tremo perché vedo che dall'altra parte hanno creato una santa alleanza di mentecatti tra Bersani, Casini, Di Pietro, Fini, che ormai dice che l'ultimo comizio che ha fatto sul palco c'erano 30 persone. Ma è possibile che a queste persone non gli dicano nulla queste cose? Questo disinteresse totale. Cioè loro... continuano a pagare una stuola di porta a borsa perché in qualche maniera porti la baracca, però la verità è che l'interesse è zero, l'interesse verso queste persone è zero. Oramai in Italia potrebbe diventare più facilmente Presidente della Repubblica Vasco Rossi che uno di loro. Come le vedi queste uscite di Vasco Rossi con i suoi clippini su Facebook? È stato criticato, pare, molto. A parte che la depressione ognuno la combatte come preferisce. Certo. Comunque poi dice anche delle cose abbastanza sacrosante. E certo, non è che si possa nemmeno sopravvalutare il potere delle rock star. Non sono manco, cioè, non vedo bene un paese dove le rock star diventino veramente capi di governo. Ma siccome poi tutto sommato abbiamo un'altra rock star inconsapevole in questo momento e anche alcuni emuli europei, perché pure Sarkozy si muove come una rock star, e ormai l'understatement non esiste. Ormai è un sogno pensare a cose, non so, personaggi come De Gasperi, come Altiero Spinelli, ma pure come Helmut Kohl, dai, arriviamo fino a quasi ai giorni nostri. Anche come Mitterrand per restare alla Francia. Sì, anche oppure come arrivateci Andreotti e Craxi, se vogliamo proprio vederla noi. Che dobbiamo... dirlo, parlare della vecchia Democrazia Cristiana, del vecchio Partito Socialista, sicuramente lo spessore culturale era alto rispetto all'attuale classe politica. Esatto. Probabilmente però nel peggio generale che dilaga per l'Europa, a destra e a sinistra, l'Italia è il peggio del peggio, perché si ritrova la peggiore classe politica di centrodestra e di centrosinistra. Esatto. Anche perché hanno riciclato le peggiori seconde file proprio della parte peggiore dei socialisti e dei democristiani. Cioè noi abbiamo adesso Casini, Sacconi, Frattini, con condimento De Gasparri, Cicchitto e Quagliariello, che erano persone che quando c'era la Prima Repubblica ma non gli davano manco il biglietto gratis per andare allo stadio. Manco quello, capisci? Ma chi erano? Ma tu avresti mai pensato che la Russa potesse diventare ministro della difesa? Ma non l'avrebbe pensato manco mai lui. Ma ministro della difesa del processo del lunedì, magari, quello sì, visto che era un frequentatore, con tutto il rispetto per Biscardi. Guarda, sono persone che hanno ereditato una funzione politica dalla prematura uccisione di tutti quelli che stavano davanti a loro. È come se anche uno come me, un mediocre come me, diventasse presidente del consiglio di amministrazione della Fiat, perché li uccidono tutti, non sanno più chi prende, chiamano per disperazione a chiunque, chiamano pure a una escort, quindi possono chiamare pure a me, e alla fine uno gli dice, vabbè sì, d'accordo, se mi paghi lo stipendio va bene. Certo. Dimitri, per tornare alle rivolte arabe, no? La situazione egiziana, come la vedi, quali possono essere i possibili sviluppi secondo te? Visto quello che sta accadendo,
l'assalto all'ambasciata di Israele, Mi c'è sembra che queste qui siano degli effetti speciali che usano cioè, per quello che la mi gente. chiedo io, visto che ad esempio è stata Internet, no? Un po' il trade union di queste rivolte arabe, no? Il denominatore comune. Io non sono così sicuro che, visto che ormai chi hanno, sanno utilizzare, cioè utilizzano questi strumenti, li hanno a disposizione, non credo che possano accettare una dittatura che eventualmente sottoponga a censura Internet. Quindi potrebbe essere proprio Internet la polizza di assicurazione delle rivolte arabe. Guarda, i mezzi di comunicazione, pure senza mitizzarne nessuno, sono sempre una polizza di assicurazione e non solo per le rivolte arabe o per le Però democrazie dei paesi. Internet, a differenza degli altri media, è meno controllabile. E infatti è un sistema migliore, non Certo. solo, ma internet, oltre che dal lato attivo, cioè del dare le notizie come fanno i Twitter, come fanno i blogger, è anche un ottimo sistema di andare a ricercarle le notizie. Io stesso mi meraviglio di quante notizie di media di vari paesi si possono andarsela a prendere e io mi scelgo quella che mi voglio evidenziare e mettere nella mia bacheca. Fino a 10-15 anni fa io mi prendevo quello che mi passava al convento, Certo. sotto forma di agenzia di stampa o sotto forma di quotidiano o di televisione, pubblica o privata che fosse. Adesso è un po' diverso, adesso è un po' diverso da tantissimi punti di vista e quindi la gente è più consapevole e quindi è chiaro che è la loro grandissima spina nel fianco, per non parlare dei tablets e delle loro applicazioni, perché adesso chi possiede un Android, un iPad o anche dei telefonini smartphone che hanno la possibilità di mettersi le applicazioni di moltissimi aggregatori di notizie o di moltissimi giornali che danno un'offerta dentro ai tablet superiore a quella che danno nella carta stampata, Certo. compresi i video, compresi andare a vedere i video delle cose che sono successe, delle persone che sono state ammazzate nelle piazze siriane. Assolutamente. Della Siria non abbiamo parlato quasi per nulla. La situazione siriana, una pillola in un minuto. La situazione siriana è stata riassunta in un, come si chiama, reportage molto, molto drammatico che ha riportato proprio, come si chiama, l'internazionale uscito ieri e c'era tutta una, diciamo, una difesa dello scrittore egiziano di Palazzo Yacoubian, che è un capolavoro, da cui è stato pure tratto un film meno bello del libro, che parla del suo collega vignettista Ali Ferzat, quello che gli hanno rotto le Certo, mani, no? certo. E c'è stato proprio un reportage di una persona, di uno scrittore che si è messo praticamente nei panni come si dice, nei panni della gente che vive nella piazza della repressione e ha fatto un reportage da lì. Purtroppo il controllo dei mukhabarat, cioè i servizi di sicurezza siriani, sono pazzeschi. L'altro giorno non c'era trasmissione, ma io ho scritto un articolo perché era uscito fuori. Un articolo sull'opinione, era uscito fuori un vero e proprio report e questa cosa mi è stata data da un gruppo di internet in arabo che io siccome non riesco a leggere, seppure con un po' di fatica, ma comunque sono riuscito a leggerlo, a tradurlo e poi a trovare tutto, un documento dei servizi di sicurezza siriani che incitavano a una forma di infiltrazione dei loro accoliti nelle cose di piazza per provocare i morti, dando pure la cosa di sparare sulle forze di sicurezza siriane, di modo da poi da fomentare la repressione contro gli studenti. Una cosa che noi abbiamo visto in piccolo con Giorgiana Masi, tanto per Certo, portare le ricette sono quelli sempre di. le solite quando si parla di. Le ricette sono quelle, lì all'epoca c'erano alcuni gladiatori che hanno sparato nella folla, hanno ucciso, qualcuno ha ucciso Giorgiana Masi e diciamo, il prototipo della repressione di Cossiga doveva essere quella di instaurare praticamente un governo di salvezza nazionale, un vero e proprio golpe. Allora,
ovviamente in Italia era un po' più difficile, sono riusciti solamente a ammazzare Giorgiana Masi alla fine, che comunque dal punto di vista dei suoi genitori sicuramente era la cosa più infame che si potesse fare. In Siria invece sono riusciti a ammazzare un sacco di gente, di fatto c'è un regime militare che qualora perdesse il controllo avrebbe pronto un altro, sicuramente anche con la faccia più feroce, che lo prenderebbe invece sua, ecco. Bene Dimitri, il tempo a nostra disposizione si è esaurito, davvero molto interessante come al solito la tua rubrica rivolta a Rabbè Dintorni. Ci diamo appuntamento per la prossima settimana, quindi con gli aggiornamenti, diciamo, sulle rivolte arabe e anche uno sguardo a quella che è la politica italiana, europea ed internazionale. Salutiamo Dimitri Buffa, lo ringraziamo e rivolte arabe dintorni. Ritorniamo nello studio e diamo la linea a quello che è il prossimo programma di TV Radicale. Un saluto.